Ciao amici da Frank Bianconero, vi invito ad iscrivervi al canale, grazie ovviamente a chi anche mi ha fatto gli auguri, però ormai dobbiamo cominciare a non ricordarli più perché aumentano e non è una cosa bellissima. Detto ciò andiamo alla partita di ieri, siamo una tifoseria, siamo da me il primo, perciò io non mi escludo mai quando c'è da criticare o quando c'è da essere criticato rispetto a ciò che dico, sempre con educazione, civiltà, equilibrio ed obiettività. Siamo una tifoseria tossica. La metto subito giù così. Poi vado alle mie valutazioni sui giocatori e poi dico alla fine il nostro numero 9 perché ho un mio pensiero, ovviamente, discutibile, non criticabile, non. Se avessimo vinto ieri, come normale che deve essere normale per qualità di squadra e per giocatori, per differenze anche materiali. Non è successo, avessimo vinto si sarebbe sentito. È normale, abbiamo giocatori più forti, ci mancherebbe che non battessimo nemmeno il Nantes e bla 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 bla. Abbiamo pareggiato, la colpa è solo di uno, la responsabilità è solo di uno e sono d'accordo in parte, perché io lo ripeto e voglio premetterlo, non sono d'accordo, non sono mai stato d'accordo al suo ritorno. Se fossi stato un amico di Allegri avrei detto non accettare di ritornare in un posto dove tanti che non hanno capito una minchia di quello che hai fatto in 5 anni, non importa, ma è sempre una minoranza che fa ovviamente caos, ma è sempre una minoranza, ma resti sempre uno dei tra allenatori più vincenti nella Juve. E in più non è la squadra che fa per te, per atteggiamento, per caratteristiche, per personalità, per gestione della partita. Ogni allenatore deve avere a disposizione le caratteristiche dei giocatori che è lui vuole, non che deve pensare. Klopp non diventerà, dico Klopp perché è sempre un mio stimatissimo sogno sulla panchina della Juve. Klopp non può essere mai Allegri, Allegri non può essere mai Klopp. Però faccio un esempio. Klopp, come quest'anno in un'annata difficilissima, non cambia il suo modo di fare, può essere giusto o sbagliato che sia, va male ma continua ad andare male perché ha quella idea di calcio. Anche quando le cose vanno male, lui è coerente su quella cosa e non porta correzioni, non cambia atteggiamento, non cambia modulo di squadra, non è un po' più attento. Ognuno fa ciò che gli pare, ci mancherebbe. Allegri è completamente diverso, cerca di correggere quando vede che le cose non vanno male. E ripeto, per me non doveva tornare assolutamente, assolutamente, assolutamente alla Juve. Io questo lo dico, è il 2.0. Sta facendo capire che forse la sua scelta iniziale è stata sbagliata, però si può dire dopo. Sapientoni che dicono io l'avevo detto, beh, bravi, complimenti, avete ragione. Però dobbiamo dire che se il responsabile di una squadra resta solo uno e puntate sempre sui soldi, sullo stipendio, allora i giocatori li diamo 1 milione all'anno e l'allenatore 10, perché se la responsabilità poi deve essere solo uno di una squadra che fanno parte 40 persone. Beh, questo è troppo secondo me semplicistico. Vi dico i voti e poi andiamo ancora oltre. Allegri è colpevole perché è responsabile della guida tecnica di questa squadra. Ma non scogliamo mai il tecnico dai giocatori, i giocatori dal tecnico, perché sarebbe un errore grave. E cominciate, almeno parlo per me, Frank comincia, ma non è mai successo. Non è mai successo diversamente, di tifare solo la maglia, lo stemma e la squadra. Di non tifare i giocatori o di non odiare, sportivamente parlando, allenatori o giocatori. Szczęsny, per me Szczęsny in una condizione fisica scandalosa. Ieri sul gol, nonostante lo scivolone di Bremer o tra le due cavolate prima, è stato a 50-50, non è andato un po' più avanti, è rimasto in mezzo alla porta. Per me ultimamente, ripeto, lo ripeto, lo ripeto, o è in vendita. E lo sa, o la Juve gli ha dato mandato al suo procuratore di trovarsi squadra e ripeto che mentalmente, anche se sono milionari, perché visto che mettete in mezzo sempre questa storia dei soldi, sono umani, perciò la testa può anche essere modificata dagli eventi che stanno succedendo in questa annata, in queste annate, perché se no non si spiega. Anche nel tiro che hanno fatto nel secondo tempo, un po' deviato da Bremer. Si butta come un sacco di patate. Io, oltre a Raffo, che è stato portiere, ho altri amici che sono stati portieri, e ogni tanto mi confronto, chiedo e mi dicono
che ci sono delle perplessità da quando è tornato di nuovo Szczęsny dopo il mondiale, che ha fatto un altro grande mondiale. Perciò il mio voto è 5, perché il portiere deve avere sicurezza, deve essere sicuro nei movimenti quando va a farli. Questo rimane sempre il mio parere. De Sciglio 6, niente di che, ma ha cercato di fare il suo anche ieri, perché quel tipo di giocatore, perché per la Juve si identificano due persone, De Sciglio e Allegri, perché uno lo collega all'altro e l'altro lo collega a quell'altro. E questo, ripeto, è semplicistico. Per chi guarda la PlayStation o Football Manager o solamente seduto dal divano, gioca a calcio al 5 o calcio a 7 con gli amici il giovedì, ora magari il venerdì, è troppo semplicistico non andare all'interno delle dinamiche che possono succedere, nessuno le sa. Bremer deve stare un po' più tranquillo, perché Bremer, la scivolata di ieri non è contemplata a questi livelli. 4 in pagella, perché non è contemplata che un giocatore sbagli, scarpe e scivola. Non è contemplato. Danilo voto 6. Niente di che, perché Nant, veniamoci a dire, non è stata mai pericolosa. Ha provato a fare un paio di contropiedi dopo che è entrato il ragazzo di colore là, quello veloce, nel secondo tempo, poi basta. Alessandro, secondo me, ormai è un mammifero che cammina in campo. Voto 5. Cerca di fare qualcosa, ma è sempre lento nelle idee, nei movimenti, nel far girare velocemente la palla. Perciò è un giocatore che ormai per me non è più un giocatore per certi livelli, ci mancherebbe altro. Non si discute lo suo status, il suo status, però per me non è un giocatore di livello. Paredes, in questo caso la Juve sembra che è venuto veramente lui a fare la villeggiatura. Sembra un ex giocatore messo lì davanti, mi sembra che abbia anche 4-5 kg in più rispetto a quando lo si è visto, ma guai a chi dice che non sa giocare a calcio, perché questo non lo permetterò mai, perché ripeto, è un giocatore di alto livello che sa far girare la squadra, c'è anche il calcio lungo, c'è anche il calcio verticale, ma con la Juve non lo sta facendo vedere. Perciò per me, che è stato un ottimo acquisto, mi ha fatto ricredere Paredes che è stata una cazzata prenderlo, purtroppo. Rabiot 6 e mezzo, doveva essere un po' più cattivo nell'ultima azione, quando si è fatto anticipare doveva essere un po' più cattivo, quando si è inserito benissimo ma non è stato convinto per andare davanti al portiere. Però un giocatore sempre di sostanza, un giocatore di sostanza. Poi vedete i video che ha lasciato con la maschera del cavallo, capisci che è anche un giocatore che è di gruppo, è simpatico, è allegro, rispetto sempre a quello che ce l'hanno un po' descritto, no? Dalla mamma sempre addosso, tutte queste cose qua. Fagioli, ragazzi, non si può contemplare un errore come quello che ha fatto un passaggio orizzontale a 3 all'ora con leggerezza, superficialità, che poi è nato il gol che non può mai subire una squadra forte, perché devi far fallo, perché devi intervenire prima, però non puoi fare nemmeno quei passaggi. Perciò ha fatto un'esplosione estrema, anche ieri secondo me ha giocato benissimo, però non puoi fare quelle cose. Il campione si definisce quando riduci quasi allo 0% i tuoi errori. Quello per lui è un errore grave, perché non è un giocatore che fa quel tipo di errori, e la leggerezza con cui ha fatto il passaggio, che poi parte il contropiede, secondo me non sta bene, ma se lo prende tranquillamente. Di Maria è un giocatore supersonico, io ripeto che arte è prestata al calcio. Di Maria è l'unica luce che abbiamo, e questo è un altro errore del mister, è l'unica luce che abbiamo, è l'unico che inventa, è l'unico che cerca verticalizzazioni, l'unico che fa il regista tutto campo, va a prendere la palla dalla fase difensiva, prende la palla dal centravanti, prende la palla dall'esterno destro, dall'esterno sinistro, si butta tra le linee, cerca il tiro. Ha fatto qualche errorino, perché si è intestardito a volte in mezzo a 3-4 il portare palla, però è un giocatore fuori norma, straordinario, incredibile, immenso, ma a me piace un sacco. Chiesa avuto 6 e mezzo, primo tempo un po' deludente secondo me, nonostante ha avuto qualche spazio, ha fatto qualche sprazzo dei suoi, ha puntato l'uomo, questo senza dubbio. Il secondo tempo, con quel palo traversa, capisci la cattiveria, la voglia che ha questo giocatore di tornare a grandi livelli, e cerca sempre palla, chiede sempre palla, è sempre nel mezzo delle azioni offensive, soprattutto nel secondo tempo dopo l'1-1. Perciò un 6 e mezzo per me lo prende. Chi è entrato malino, Locatelli fa 2 tacchi a centrocampo, poi da quella palla, anziché tirare in porta a Cuadrado,
secondo me sono entrati male tutti e cinque. Quadrado ha fatto qualcosa, via, Quadrado anche sei, ha cercato di saltare l'uomo, ha messo due o tre palle interessanti dentro come al solito. Però poi veniamo al cruccio, no? Perché come ho detto prima, e no, 100 milioni, 7 milioni e mezzo all'anno, una palla me la devi sempre stoppare, no? Perché se no, Højlund, 17 milioni, stiamo parlando di un extraterrestre rispetto a Vlahovic. Perché, ripeto, va servito, va fatto far gol, perciò Vlahovic, se non segna a fronte alla porta, se non gli porti la palla dentro la porta, la squadra non deve fare affidamento su di lui. Perciò si gioca in 10. Perciò lui la squadra non deve farla mai salire, non deve mai far partire un contropiede, che ha avuto 6 possibilità da far partire il contropiede, ma la palla si incespica, si blocca sul terreno, torna indietro, fa il passaggio in fallo laterale, perde il confronto anche fisico, ma questo cosa significa? È che è colpa dell'allenatore. Allora là capisci che è malafede, premettendo e dicendo sempre che Allegri non doveva tornare alla Juve. La Lega 2.0 sta facendo male, male, male. Ma poi giustificare a prescindere giocatori che costano 150 milioni alla fine, beh, cari miei, qua non mi trovate mai d'accordo, perché per me vince e perde sempre il 70% meriti o demeriti della squadra, il 30% al 10, al 30% sono i valori che danno gli allenatori nelle squadre. Magari Allegri in questo momento sta dando il 5%, ma i giocatori contano, e i giocatori sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite, i giocatori sono quelli che ti fanno la scelta dell'ultimo passaggio, i giocatori sono quelli che sanno controllare palla, i giocatori sono quelli che sanno controllare anche palla a questi livelli pagati 100 milioni, sanno controllare anche palla. Non dico che devi fare gli scatti alla Jacobs, perché magari fisicamente arrivi da 3 mesi di poco in attività. Chi dice il contrario dice minchiate, perché non c'entra niente l'infortunio con lo stoppare palla, non c'entra assolutamente nulla. E se io sono un giocatore che voglio migliorare, se lo staff tecnico non cerca di migliorarmi, vedo io come migliorare le mie o i miei difetti, punto e basta. Perché anche a questi livelli, se non so fare una cosa, io da grande professionista quale parlo dopo le partite, i tifosi meritavano la vittoria, dobbiamo fare di più, senza mai autocritica, vado ad allenarmi, faccio quello che hanno fatto anche i grandi campioni, che non avevano bisogno ma lo facevano uguale, perché campioni lo si diventa mostrando in campo quello che sei. Perciò non mi venite sempre per criticare ad Allegri, perché se no poi mettiamo sul tavolo degli imputati i soliti giocatori. Questo è quello che dico io per quanto riguarda Vlahovic. 4 in pagella, il gol a 30 centimetri dalla porta con grande assist di Maria per Chiesa, taglio di Chiesa, perciò non avesse fatto nemmeno quel gol, stavamo parlando dell'assurdità. Perciò 4, perciò diamo le responsabilità a tutti, perché sennò poi dobbiamo dire che la Juve ha fatto magistralmente prendendo la 0 di Maria, e ha fatto una minchiata a prendere 100 milioni per Vlahovic, perché tra bonus che state varie il primo anno ti costa 100 milioni. Però non va bene, non va bene dire così, perché Vlahovic dopo Holland è il più forte in Europa, tac, etichetta. E questa cosa qua sapete a chi dovete dirla? A chi vi crede, a chi non è mai stato in un campo. Ma se un mio centravanti, io sono un giocatore in campo, ogni volta che appoggio palla non la ricevo, non mi fa salire la squadra, non mi riesce a fare un 1-2, non mi riesce a ridarmela indietro, io mi incavolo come una iena, io giocatore, compagno di squadra di quello lì, punto. Questo è quello che penso. Allegri voto 3, perché se tu dici da diverse settimane, caro mister, che io ti voglio bene, se tu dici da diverse settimane la squadra deve essere più veloce nel far girare palla, deve essere più costante, più continua, deve aggredire, deve stare più su, e questa squadra non lo fa, 2 sono le 3 cose, scusate una mezza battuta, o non ti seguono, o non sei capace di farti seguire, o stai troppo sopravvalutando tanti giocatori. Questa è la cosa. O sei tu non in grado di farti capire rispetto a ciò che vuoi. Perché ieri abbiamo avuto anche Kostić, abbiamo avuto anche Quadrado nei sostituti. Kostić e Quadrado hanno cercato di fare qualcosa. Ma se smette Di Maria di giocare, o lo cambi, che secondo me sei l'unica luce che hai, che gli do 8, per me Di Maria è giocatore straordinario,
Se è l'unica luce che hai in squadra, lo togli, tu lo tieni anche se si deve gestire, deve giocare da fermo. Se è l'unica luce che hai, lo devi lasciare in campo. Se no ti devi inventare altri principi di gioco, ti devi inventare il piano B, ti devi inventare il piano C. Devono essere interpreti gli altri a far sì che il gioco sia abbastanza fluido, non solo di Rabiot, di cross in mezzo, di Kostic e Cuadrado. Questo è quello che penso. Perciò per me Allegri voto 3. Maglia out? No, perché questo è il nostro allenatore per ora. Cercando di far bene, cercando di passare il turno giovedì. Se questa squadra non dovesse passare il turno giovedì, la cosa è gravissima e bisogna prendere seriamente il mister e mandarlo via. Senza se, senza ma. Perché questo Nantes ci sono dei 3-4 gol di differenza. Pali, traverse, quelle sfortuna. Il rigore non dato, quella è un'altra cosa, che non è nemmeno sfortuna, quella è esecuzione, decisione. Rosetti, Ceferi, Cristellin, quella è decisione. Però se non si butti fuori questo Nantes giovedì, la cosa è gravissima. E non dimenticate un altro particolare, che è quello che ci sta cadendo fuori, e i tanti giocatori che vanno a scadenza o che non devono essere rinnovati il prestito, o così via. Tutto fa brodo, ma il responsabile tecnico resta sempre Massimiliano Allegri. Semplice. Ma dire sempre che la colpa è solo sua, secondo sé, oltre che semplicistico, oltre che ricevere like, oltre che ricevere applausi, oltre che fate voi, state dicendo una marea di cazzate per quello che conta il campo verde, il rettangolo verde, perché se giocate col joystick è diverso da giocare in campo. Se non sapete le dinamiche di campo, non parlate. Se parlano quelli che allenano terze e seconde categorie e prendono 5 gol a partita, puoi avere un'opinione, non la certezza, come si fa l'allenatore a certi livelli. Puoi avere l'opinione come la mia, ma non insegnare a chi fa l'allenatore a certi livelli di come si risolvono i problemi. Questo è quello che penso. Iscrivetevi al canale e se non vi iscrivete siete del Nantes. Ovviamente scherzo. Ciao a tutti da Frank Bianconero, buona serata e alla prossima. Alle 23 su Juventus, Gattabuia. Ciao a tutti. Mi sta chiamando tua...